Siamo nella metà della partita, dove state facendo un'ottima partita, state giocando bene, qualche gol mangiato. Ci stanno, è una bella partita da parte nostra e anche da parte loro. Sì, bella, una partita molto combattuta. Sì, bella, una bella partita. Cosa propone la squadra per il secondo tempo? No, giocare così, che stanno giocando bene. Un po' più di attenzione, perché ci deve stare sempre a massima attenzione. Poi dopo... In bocca al lupo per il secondo tempo. Grazie. Siamo con Della Corte, cosa proponi alla squadra per il secondo tempo? State giocando, però gli avversari hanno concretizzato un po' in più rispetto a voi. Questo è quello che ci è mancato, concretizzare di più sotto porta, perché poi non possiamo dire nulla, stiamo giocando bene, purtroppo abbiamo preso due gol. È una partita molto combattuta. Sì, una partita molto combattuta, gli avversari sono molto bravi, però il secondo tempo vedremo di rifarci per recuperare la partita e nel caso anche vincere, perché è molto importante portare a casa la vittoria. In bocca al lupo per il secondo tempo. Siamo nel post partita tra Blues e Atletico Madrid, partita terminata 4-2 per l'Atletico. 4-3, scusate. 4-3, errore mio. Siamo qui con i Demir in campo, MVP per l'Atletico, omaggio per la squadra sulla sconfitta oggi a testa alta, però Neresine. Partiamo da te, grandissima partita della tua squadra, qualche sbarione difensivo che ha costato questa sconfitta? No, diciamo che la sconfitta è costata perché è stata una partita equilibrata, nessun sbarione difensivo, comunque loro le capacità offensive ce l'hanno. Possono reggere fino a un certo punto, però comunque hanno tutte le possibilità per poterli superare e fare gol. Come l'abbiamo avute noi, è stata una partita equilibrata, ma loro ne hanno fatto un'altra. Se posso dire la mia, siete stati un po' sfortunati, secondo me. Abbastanza. Il merito del portiere loro, fenomenale. Sono fatto molto obiettivo quando dobbiamo perdere, lo dico. Questa sera potevamo... Un bel pareggio. Un bel pareggio era giusto, ma la sconfitta proprio non ci sta. Rispetto a loro, cosa è mancato a voi? Palese. La fortuna. Per fortuna. Giustissimo. Vabbè, una dedica finale a qualcuno? Ma alla squadra sempre, a nessuno in particolare. Un bocca al lupo per le prossime partite. Bravissimo, Alese. Siamo da te, omaggio, ennesima grandissima vittoria contro una grande squadra. Come ha detto l'avversario, un po' sfortunati loro o troppo fortunati voi? Tutte e due le cose. Sicuramente la fortuna nel calcio conta, però vince sempre chi fa più gol. È stata una partita molto equilibrata e fortunatamente questa volta abbiamo vinto noi. Loro sono una grande squadra, però te lo ripeto, chi fa più gol vince, alla fine contano sempre 3 punti. Senz'altro, in questo torneo ad questo punto l'Atletico a cosa punta? La vittoria finale. Regular season o a vittoria torneo? Questo lo ripeto a tutto, perché se siamo in grado di battere una squadra del genere, ecco, qui abbiamo anche un po' di fortuna, si va sempre avanti. Vabbè. E poi se si fa sempre gol, siamo a posto. Sì, abbiamo un ottimo portiere che è il 90% della squadra e il 10% ce lo mettiamo noi. Vabbè, dopo questa dedica grandissima del Richiello, che è davvero un gran portiere.